pronto. Buonasera, parlo con la famiglia Briano. Sì? Scusi, c'è Giacomo? Sì, chi è lei? Io sono un collega di vecchia data, siamo stati insieme in Germania. Ora, dopo tantissimi anni, volevo parlare con lui. Sì, attendo un attimo. Grazie. Arrivederla. Grazie. Sei pronto? Pronto, è Giacomo. Sì, io chi parlo. Ciao, come stai? Io forse non te lo ricordo più, è passato 50 anni, figlio tuo bello, 50 anni. E che io sono Francesco, tu ricordi stavamo in Germania? Quando tu trovavi delle ferrovie, ne vedevamo sempre al bar, da bere la birra. Tu ci credi che io adesso non mi ricordo, non mi sovviene? È 50 anni sono, non è... Lo so, ma... Io 71, tu sarai messa poco a metà, qualche anno in meno, due, no, mi ricordo. 71 compiuti. Ah, pure tu? Come stai? Bene, bene, tu? Io ho avuto il tuo numero, io ho tantissimi anni che fa di impazzisco per pavirlo. Sì. Ora, un nipote mio, o pigliavo su pa internet, fece da che saccio, come avete giochi in Italia, tele due, tele uno. Telecom, non lo so che devo chiedere, pigliavo. Senti, ma dove sei? Da Sicilia, dove sei? No, io sono sempre a Gummersbach, sempre a casa stai io. A Gummersbach? Sì, sempre a casa stai io. Io a parte il corso, Agrigento, ti ricordi di mia? Ma ti ci credi che non mi so bene? Come ti chiami tu? Francesco, Ciccino. Francesco, Ciccino. E trovavamo assieme? No, niente, ne incontravamo sempre al bar, facciamo amicizia al bar. Dai, mi dispiace che... Da bella birra che ne, ne bevevamo. Ti capisci, non è che non ti capisci, è soltanto... Mi cervello a dire chi eri, ecco, questo qua. Sì, e io se ne passai tanto poi, me la sai con mia moglie. Poi mia figlio me la so un nipote con me, che tu piglio un americano, se ne un America. E sono successe tante cose. Io, grazie a Dio, di salute sono buono. Una bella pensione, poi che apri un piccolo bar. Dico... Proprio come sbarchi? Sì, io mi apri un bar, che quattro polacchi ha impiegato, di cui una sta con me. Tu un testo, un imprenditore. Allora. Grazie a Dio, una a 27 anni sta con me. Hai visto tu? Sì, perché mia moglie capiste, quando all'inizio c'era troppo fame, non approfittavo. La fabbrica una travagliava lì, non approfittavo, io pigliavo a fanculo. Basta bene. Diciamo alla siciliana. Sì. Tu eri bello robusto, io mi ricordo. Sì, sì. Come ti tegni? Ho diminuito un pochettino, comunque. Come mai? Problemi di salute? No. Come direttore sono andato in pensione nel 2002. Ah, bene, auguri. Grazie. Quindi il direttore cosa è successo? Che il direttore era un pochettino grassotello, ecco, e tutto ricordo non è che io ero una statura alta. Sì, sì, me ricordo. Mi dava un pochettino fastidio, sì, perché sì, ma... c'erano le scarpe, quelle... cominciava a fare... Ma ti piaceva mangiare e bere, mi ricordo, la birra tedesca ti piaceva a te. Certo che ti piace, e poi no, mi ricordo. Io bevo un paio di chili, però sono sempre normale. Se... Grazie a Dio ci dici tu, godo di ottima salute. Buono, e come se ne figli n'hai? Sì, ce lo sei io, figlio. Mezzo, che ti caricaste come un lupo. Come un mulo. Come un mulo tiraste. Senti, sai che ti volevo dire? Sì. Che lì a Gummersbach c'è un cognato mio. E uno si trova proprio al centro. Aspetta, era a Gummersbach, sai come si chiama? Tanino, non trovo, da Tanino. Tanino Formiga. Tanino Formica, aspetta, Tanino. Tu Tanino, io mi ricordo su Tanino, ma che benefici questo? Questo sa ora onde sta, con precisione, a Brunol. Aspetta, Brunol, benissimo. Sì.
Vicino è. Vicino, ti sto dicendo che è vicino, tu puoi dire in causa lì. Sì, ma tu hai che telefono di io? Non lo so, sì, ho un numero di telefono, vuoi? Sì, io chiamo pure a io, faccio venire nel mio bar. Sì, aspetta che ti do il numero di telefono. Sì. E allora adesso stai bene, ma come mai addirittura non mi sono bene, ma bene del... Ora sai che facciamo, quando io chiamo a tuo cognato, tu te ne vieni da una settimana, 15 giorni, stai con me. Ah, un dai come si sì, c'è un bar, poi c'è un piccolo hotel a fianco, che è pure mio. Ho capito. Che ho ospito tanti amici che vengono da Sicilia, di Palermo. Non ti assicuro, direttore, veramente di cuore, perché io ti ringrazio che sei veramente... Però... No, a venere, io voglio rincontrare tutta l'amici miei. No. Non si sa mai, direttore, che mi faccio questo vecchio. Sto pago io, biglietto, non ti preoccupare. Non mi paghi niente. Tu, io ti voglio vedere che tu vieni qua. Ma figurati, voglio tanto bacio, te. Perché mi apparente, Mirino, la Sicilia è sempre bella, ma io ho 10 anni che non scendo giù. Perché dice sempre bella, ma te stare cristiani è sempre chita. Sì, sempre impegnati. E allora, Francesco. Sì. Ti ho dato questo numero di mio cognato. Sì, del tuo cognato, Tanino. Sei pronto a scrivere? Ma Tanino era magrulino. No, era un tantino più alto di me, un tantino, non molto. Allora, eppure robusto. Ora lui ha avuto delle sofferenze al cuore, è stato operato. Ah, che sto dovuto dimagrire un pochettino. E ascoltami, sì. Francesco. Sì. Ce l'hai pronto per scrivere? Sì. E allora è 0049. 0049. 22. 61. 61. 73. 73. 9. 9. 1. 1. 3. 3. E questo è il numero di casa? Sì. Poi addirittura se ci sono, ma il cellulare, ma lui non funziona, ma meglio il numero di casa, lo trovo sicuro. Se io ora, quando finisci di parlare con te, lo chiamo, ci cucchiamo a far chiamare tuo cognato. Io ti dico di Giacomo, mi ricordo bene di te, ma di Stutanino però non mi viene su. Francesco, mi dai veramente nel cuore, non mi sovviene, portasse pure che poi piano piano mi ricordo, ci penso e mi ricordo. Giacometto, io mi passo buona qua, io parlando con te. E io ti faccio tanti auguri di cuore, vai. Siamo fra me e te che avevamo stessa età, io vai a palestra, io mi curo, io mi feci fare pure i cose, tu accordo, mi feci tirare tutto, bello pulito, paro un carrozzo 50 anni. Hai visto Francesco? 27 anni avevi chi da che sta con me, capiste? Come si che buono. E ne si pazza, a una 20 anni non vada proprio, niente siamo a vecchia guardia, ti ricordi la vecchia guardia? Come non mi ricordo? Ah, me ne fece insommata da, se tu ti ricordi. Che ti capisci? Comunque, guarda, non te lo dico al 100% attualmente, ma come viene più in là, parla con mio cognato Tanino. Io parlo Tanino. Tu ti metti su. Ma vediamo addirittura che mi posso fare una passeggiata, guarda, ti farò tu con. Tu di preciso ne stai a Messina? No, Milazzo. Sì, Milazzo. Milazzo. Perciò chiesto che mi resta non è un numero di Milazzo. Benissimo. Ma il numero di telefono me lo lasci tu? Sì, come no? Attendo un momentino. Sì. Come c'è mio figlio? Sì. Prende un numero, io un pezzettino di gatto. Quanto segno questo numero dell'amico mio da oltre 50 anni che non ci vediamo. I tuoi figli che travaglio fanno? Dunque, io uno è il più grande maresciallo capo dell'esercito a Roma e fra un anno e mezzo siamo in congedo. Bellissimo, io a Roma penso che io 20 anni fa. Hai visto? E a cattare un sacco di oro. C'è il secondo, sì. Sì, perché con questo aumento che ci fu, mi ne caricai in achilata. Perché da Germania non c'è l'oro, ma capire tu. Un buon prenditore ci manca mai il sentimento. E allora dici, poi il secondo direttore è un tecnico che lavora all'ANAS. Buono burro. Bello. Il terzo è il maresciallo in Firenze. Bello, bravo. A Forlì. Forlì è vicino a Rimini, Regione. Sì. Caro zio. Il quarto è sacerdote.
O sai chi ha follì il stesso accessenato qua? Ah, lì vicino, sì. Io pigliai l'aereo dopo per tornare in Germania. Lì facciamo un villaggio 15 giorni, che a me femmina. No, io do due o tre volte là non esco. Sì. Disonesto. Apposta tutto una bene un e me. E vengo, ti farò contento, vengo io e mia moglie. Con tua moglie viene, con tua moglie viene. Sì. E a polacca, che io non so che polacca che ce la vogliono con me. Che cazzo sulle che è disonesto. E hai 15 figli che tu che hai. Ma sono tutto per fuori. Ma non hai un figlio che si può tenere a tua moglie una settimana a fare di vetere qua? Ma causa chi c'è? Come chi... ne parliamo? Sì, bravo, cai, tutto, dimmi il tuo numero. Tutto cinese, cai, tutto cinese e tutti polacchi. Allora scrivetelo 339 339 66 66 19 19 635 635. Notte e giorno io ti posso rispondere in questo va telefono. Va bene Francesco, sei molto gentile come sempre. E tu ma ora mi dai la data quando vieni a trovarmi. Ma ora non te lo posso dire, Gioia. Tu ora, tu passiamo una settimana a parte, io parlo tuo cognato, ne mettiamo d'accordo sì, ora. Sì, parla prima con mio cognato e poi vediamo. Bene, c'è tuo cognato, tua moglie ce la sa te. Va bene. Va bene. Tua moglie ne sente per ora. Sì, Gioia mia, sì. Gioia. Ah, non possiamo parlare. Sì. Mi sento, quando ti posso chiamare che sei solo a casa? Di mattina? Di mattina, adesso, fine 10 sono io. Poi quando tua moglie non c'è che fa spesa tu sei a casa, quando ti posso... Ma non hai numero di cellulare tu? Io sì. E dammi un numero di cellulare. E ti chiamo poi quando sei solo, ti spiego tante cose. Aspetta che piglio da uno. Sì, tu capace che ti arredi di qua poi. L'ho trovato. Benissimo. Francesco, sì. Dove sono? 342. 342. 79. 79. 11. 11. 0. 0. 60. 60. Tu quando mi chiamare a mia, mi chiami il mio cellulare. Mi fai solo squillo, poi ti torna a chiamo io, perché io hai una cosa con pago, capisci? Ah, ho capito, sì, sì. Va così bene, Francesco. Così non spardi soldi. D'accordo, d'accordo, grazie. Tu mi devi salutare tuo figlio tanto, perché io ne conosco, giustamente. Uno te lo saluto qua perché era qua con me. E con me. E scapolo. No, sposato, due figli, una. Ah, tutte sposate ce l'hai. Tutti qua, se ce n'è uno che è scapolo. E ha 30 anni, quindi. Studia. E per una mattina non è diventato avvocato. E vedi quello che ho discorso. Se si picchiò di fuori e mi abbandonò tutte cose. Una materia. Cosa e non passa? Si è laureato in un avvocato, quindi giurisprudenza. E la materia non sa più. E attualmente mantengo e nello stesso tempo lui si dà da fare, però non si può soddisfare e figurati che non si può neanche sposare. Ma Sicilia c'è qui, se io sento qua. Siete sotto sopra, siete. Sì. Ma tuo figlio perché non se ne può ben Germania, ci faccio dirigere una bella, cioè un bello travaglio, una cosa che appartiene a me ad esempio. E che fai? Non sai manca lingua, come fai? Dai, tutti i turisti, dai, tutti vengono, tutti i romani, giapponesi, ma chi se parla una segnale. Poi c'è chi travaglia pure da Inza. Come tieni la berga mia, stai sotto. Francesco, sì. Ci faccio un discorsetto, vediamo il terzo. Parla con tuo figlio, poi io ci dici, tu mi fai un squillo quando io a casa, parlo io con Ido. Va bene, Francesco. Io tuo sistema, che ho fatto maritare con una miliardaria. Che fai da Sicilia ancora tu? Che ci fai? Che sta terra bruciata è?
Vabbè, lo so, lo so. Io ti trovo un pochino giù di morale. Tu eri troppo bello quando eri Caruso. Forte, mizzica. Eri un leone, chi c'è? Certo, ora da un certo punto sai come problemi dei figli. Ma i problemi tutti, i problemi. Sai come uno si affloscia un pochettino, quindi. Ma tu pensi? La moglie, per esempio, ha avuto una cazza grave, stato depressivo. Che sta brutto. E quindi uno addirittura sai come si demoralizza un pochettino. Tu pensa che io hai solo un figlio e mi parlo solo con i nipoti. E tu me l'hai detto. Solo con i nipoti, perché mio figlio non mi parla, perché io già avevo 10 anni che hai questa relazione con questa pollata. Sì, ma io mi trovo bene, capisci? Ma tu ci credi che addirittura non mi ricordo, porca puttana io, Non mi so bene, ma. Sempre dobbare ne avremo, sempre. Non mi ricordo, sai, ma comunque ci penserò per vedere addirittura se io riesco addirittura a capire chi sei, ma. Certo. Ora, comunque, io chiamo tuo cugnato, Iro Donura, mi viene a trovare. Mio cugnato sicuro addirittura ti conoscerai. Sì. E lui addirittura mi spiegherà forse qualche volta. Ma c'era lui quando noi ci trovavamo dal bar, o no? Sì, c'erano più di uno quando noi stavamo insieme. Lui si conoscerà sicuro. Certo, sicuro. Va bene, Francesco, dopo tanti sacrifici, tanti stenti mi hai trovato, mi hai fatto piacere, addirittura spero addirittura di vederci. A che 3 anni perché ti cerco? 3 anni? Al più presto possibile, e ti credo, perché. Addirittura aveva pensato che gli aveva già una Canelli 5, ne fate queste cose in Italia, a De Filippo. Che voleva trovare i miei amici quando eravamo a Gumesbaci, capito? Oh, ti raccomando, tenete forte, la prossima volta ti telefono. Sì, ma sono sempre forte, guarda. Ti voglio dire bello sorridente. Va bene, Francesco. Perché sai come si dice, gioie e motori sono dolori, con figli e donne sono dolori. Esatto. Perché credo che fa un padre non può fare 100 figli. No, assolutamente, ma è un giro. È un giro, solo questa televisione, su internet ti consumo a tutti. Ti credo, lo saccio pure io, lo sento pure io che è stato discusso. Ma figlio che aveva 40 anni, lo sai che mi dice a me, tu sei arretrato. No, tu dici? Io, ma figlio. Ah, e tanto io ci travaglia un mia, tutto il bene che hai, io lo faccio stare alla larga. Va bene, Francesco. Sì. Ti ringrazio della tua telefonata. Grazie a te, salutami tutti, tua figlia, tutti i nipoti, anche se non conosco. E ci sentiremo. E ti richiamo. Ciao Beddu, ciao. Ciao Gioia, ciao, mi ha fatto piacere. Grazie, ciao. Ti auguro, ciao. Ciao. Ciao.